Sì, mi chiamo Paola Frani, sono una designer, lavoro nella moda da tanti anni, è il sogno che avevo fin da bambina, sono riuscita a realizzarlo e così, insomma, devo dire che non potrei vivere d'altro che non del lavoro che faccio. Lo amo molto, lo amo e lo odio, come tutti i rapporti forti. E comunque, insomma, è la mia vita, la moda è la mia vita. Siamo qua nel pomeriggio che anticipa la famosa notte rosa della Riviera. Tutti si vestiranno di rosa o avranno un particolare rosa. Un consiglio professionale su un abbigliamento, un accostamento particolarmente chic per la serata? Beh, diciamo che io mi occupo di donne, quindi riguardo al pubblico femminile, sicuramente la notte rosa, il rosa è un colore molto divertente, è definito da sempre un colore molto giovane, è un colore che dona moltissimo all'incarnato femminile, ma non solo, insomma, di ogni essere umano. E, sicuramente al di là degli effetti divertenti che ho visto e sicuramente che vedremo di nuovo, e l'ironia paga sempre tanto, quindi io so, parrucche rosa piuttosto che cerchietti con stelle e ali d'angelo, eccetera. Io consiglierei al pubblico femminile, perché questo faccio, e nella collezione della Primavera-Estate 12 ce n'era tantissimo, di vestirsi di rosa, soprattutto di usare il rosa in total look, sotto forma di un abito, un mini abito. Ce ne sono diversi alle mie spalle e noi in questa collezione abbiamo fatto tantissimi rosa, il rosa per eccellenza, se dovessi consigliarlo. Per questa notte rosa, la 2012, sono questi rosa che sono intensi, molto brillanti, tendenti al fluo. E, ripeto, un abitino in seta, di linea breve e design, sicuramente è la chiave di volta che fa la differenza, insomma, per chi ama la moda. Sembra un ottimo consiglio. E come vede il rosa nel futuro della moda, ma anche del vivere? Allora, il rosa è un colore molto rilassante, quindi vedere il futuro rosa vuol dire semplicemente essere positivi, ne abbiamo un gran bisogno perché purtroppo con i tempi che attraversiamo tendenzialmente devo dire che nelle persone è aumentata quella che può essere, tra virgolette, la bruttura, cioè quindi il peggio di noi. E invece per chi fa questo lavoro, dove io coltivo, come i miei colleghi, insomma, gli addetti ai lavori, coltivo l'estetica e il bello, perché ho sempre sostenuto che la bellezza salverà il mondo in senso lato. Per cui il rosa per il futuro è un messaggio positivo, è un messaggio di bellezza e me lo auguro per tutti. Il rosa è considerato, diciamo, maggiormente femminile, però c'è una disputa, mi pare che in origine fosse maschile ed è stato poi virato al mondo femminile. Cosa si dice in proposito? Di certo il colore rosa è stato ampiamente sdoganato dal mondo della moda maschile, sono già diversi anni in cui viene proposto e gli uomini lo indossano, di solito sempre con i sopra, sono t-shirt, camice e poco altro, e comunque questi tocchi ci sono. Beh, che dire, esiste il mito del principe azzurro e della principessa rosa e con questo la chiudo, insomma, diciamo che sono tornata all'origine. Sì. E vedo che usa anche molti materiali diversi, cioè l'abbinamento fra colore e materiale nella sua attività è importante. È fondamentale perché la moda riesce ad essere continuamente innovativa, semplicemente perché l'industria del tessile abbigliamento, quindi in Italia è ancora molto forte, delle materie prime, che si dica insomma di interventi stranieri di vicina, ha una fortissima tradizione e una capacità tecnologica e imprenditoriale eccezionale. Vale dire che la grande differenza della moda degli anni 60, 70, 80, 90 è che insomma, nel 2012 la tecnologia e quindi quella che viene definita la funzionalità della materia prima fa la differenza nella strutturare, costruire capi che per questo risultano innovativi, cambiare tutto per non cambiare niente, però già le materie aiutano moltissimo. Quindi vedo un futuro rosa nella moda italiana, anche nella tecnologia, applicata alla tecnologia vicinanza. Beh, diciamo che il cuore lo vede, insomma, razionalmente magari ci sono i momenti di sconforto, questi non sono i momenti migliori, il tessile abbigliamento soffre fortemente di una crisi, l'Italia lo è fortemente in crisi,
e come tutti mi auguro e sto operando in questa direzione perché il futuro possa essere, diciamo, positivo, meglio di ora, e comunque il fondo l'abbiamo toccato, lo stiamo toccando, quindi c'è solo la risalita, perché più fondo di così non lo so, insomma è una logica abbastanza matematica.